Di giorno in giorno qui si sta espandendo ovunque nel mondo, ormai sta arrivando. Per questo motivo, con molta pazienza, cerchiamo di stare a dovuta distanza. Se siete a contatto con qualcuno sospetto e sentite nel tempo fastidio nel petto, la tosse e la febbre, un mal di gola sentite, sì, questa può essere una polmonite. E in questa disgrazia la cosa da fare è restar tranquilli, nei soccorsi allertare 1520 o 118, ti presentare al pronto soccorso per il bene comune. Se non ti vuoi infettare, puoi restare a casa senza nulla rischiare, specie se sei un anziano, un immunodepresso o alla tua fidanzata. Rispondi lo stesso, non darmi la mano, non starmi vicina, oppure dai vieni, ma con la mascherina. E se poi per sbaglio mi vieni a sfiorare, tu con la mucchina ti devi lavare. Ma restiamo calmi e seguiamo il dottore, e porremo fine a questo terrore. Si rialzerà l'Italia con la sua economia e al virus verrà di noi nostalgia. E come ogni dramma che in due ci ha piegati, la storia ci insegna che ci siamo rialzati, sì, con le cicatrici, ma più forza di adesso. Ma per il momento ripeti lo stesso, non darmi la mano, non starmi vicina, oppure dai vieni, sì, ma con la mascherina. E se poi per sbaglio mi vieni a sfiorare,